Cosa rappresenta proprio nella giornata della festa delle donne la proiezione di questo film? Allora, è fortemente simbolico perché le marocchinate sono state uno dei più grandi stupri della Seconda Guerra Mondiale, e mai riconosciuto ufficialmente come tale. E quello che io ho voluto rappresentare in particolare con questo documentario a livello poetico in realtà non è solo quello che ha dovuto subire la vittima, non solo durante la guerra ma anche nella vita, è soprattutto il coraggio che hanno avuto queste donne nella ricostruzione, e credo che quindi l'8 marzo rappresenti anche il coraggio delle donne. Ecco perché abbiamo deciso di fare la prima proprio questo giorno a Cassino, ovviamente perché il Cassinate fu quello maggiormente colpito da questo evento nel 1944, e poi proprio appunto per dare un gesto fortemente simbolico. È un'occasione molto importante per ricordare, ma soprattutto anche storicizzare questo evento che purtroppo è stato scoperto anche con grande, diciamo, grande ritardo, anche per il dolore che ovviamente comportava questi eventi, queste marocchinate. Penso che De Mena Leone abbia saputo, anche partendo, scavando nel suo vissuto familiare, abbia saputo interpretare questo sentimento collettivo che è di un intero territorio, e questo per noi è molto importante. Voi sapete che la nostra è un'università territoriale, quindi partecipare in modo attivo a questo evento, a questo docufilm che ha diretto egregiamente, diciamo, la regista De Mena Leone, è per noi un fatto molto importante, anche partecipando attivamente con la nostra storica, con Fiorenza Taricone, che ha dato un suo contributo molto particolare e che quindi sancisce proprio questo patto territoriale che noi abbiamo con tutto il Frusinate e con il Lazio meridionale, che è stato interamente coinvolto. Ricordiamo che anche la provincia di Latina è stata coinvolta nelle marocchinate, e che quindi sia un evento che di ampia diffusione, diciamo, in Italia. Intanto puntualizzo subito, non per dire che non è una festa assolutamente, ma per dire che è una festa mista anche a una giornata di ricordo. Non è proprio una festa, è anche un evento, diciamo, che prende le mosse da un dramma che è accaduto in un grattacielo di New York per le operaie che lavoravano delle camicette e che sono rimaste intrappolate in un incendio perché il proprietario aveva chiuso le porte d'uscita di sicurezza, diciamo. Quindi io non dimentico mai questo, e tantomeno per il soggetto di cui si tratta, a cui Damiana Leone, da cui mi lega un antico rapporto di stima e di amicizia, ha lavorato tantissimo. E quindi stasera vedremo una ricostruzione accurata, puntuale, di quella che è la storia di tutte.